Grazie Presidente. Devo dire sono un po' emozionato ad intervenire in quest'Aula come non mi accadeva forse dai primi tempi della scorsa consiliatura, perché stiamo vivendo, penso tutti quanti, un momento storico. Io me ne sono accorto, può sembrare banale, quando in questi giorni, sono stato molti giorni a casa con mio figlio di 2 anni, facevo fatica a spiegargli quello che stava accadendo, e quindi da lì si capisce che stiamo vivendo un qualcosa di veramente storico. È un momento anche nel quale si apprezzano magari alcune cose solamente dal momento che mancano. Penso tutti i colleghi saranno d'accordo con me, ad esempio il pubblico nell'aula Giulio Cesare. Svolgere una seduta senza pubblico, almeno a me, fa onestamente un effetto molto molto strano. Sono però contento e orgoglioso di essere qui oggi, perché penso questa seduta fosse assolutamente necessaria. Mi ricordo c'era un consigliere della scorsa consigliatura, qualcuno se lo ricorderà, che spesso ricordava che nell'aula, nell'assemblea capitolina, tutti noi ovviamente non siamo stati nominati, ma siamo stati eletti dai cittadini, rappresentiamo la città di Roma. E quindi il fatto che oggi la città di Roma, qui oggi, è riunita, rappresentata ovviamente dai propri consiglieri comunali, a discutere di temi, proposte, a mettere insieme anche le difficoltà del momento, lo trovo un qualcosa di assolutamente utile e anche simbolico. Diamo comunque l'esempio e mandiamo un messaggio forte che c'è una città comunque viva, che sta cercando in questi giorni, devo dire in maniera assolutamente all'altezza, di limitare i disagi, di limitare il contagio, e che poi soprattutto guarda già al futuro, un futuro speriamo che sarà il più vicino possibile, ma sicuramente un futuro dal quale ripartire. Notavo il silenzio del pubblico, chiederei anche ai colleghi il silenzio per il fatto che il pubblico non c'è. Chiederei anche ai colleghi comunque di seguire un pochino gli interventi. Qui dicevo siamo in un momento storico, in un momento anche in cui capiamo l'importanza di altre cose, dalla necessità di accelerare verso una transizione digitale, penso al tema dello smart working che è tornato preponderante alla ribalta nel dibattito al cittadino, non solo. Anche su questo tema ricordo fu in prima linea sia nella scorsa consiliatura che in questa, insieme al collega Angelo Sturni, per cercare di portare questa modalità efficace anche all'interno di Roma Capitale, delle società partecipate. Oppure capiamo quanto magari tanti spostamenti che compiamo ogni giorno, oggi che sono, diciamo così, più razionati, magari possono essere evitati o possono essere degnamente sostituiti da una videoconferenza, ovviamente anche con benefici per l'ambiente. Quindi dicevo, dobbiamo sicuramente portare avanti una transizione verso l'innovazione, o al contrario, chiedo però veramente ai colleghi di provare. Colleghi, per favore, silenzio. Consigliere Politi, prego. Consigliere Stefano. Lo dicevo, anche la riscoperta di alcune pratiche, come può essere quella magari di fare il pane a casa. Perdonatemi queste divagazioni, Presidente, però ci tenevo un pochino a condividere con voi questo momento sicuramente importante che tutti stiamo vivendo. Per andare invece ovviamente più sul tema che sapete mi compete, che è quello della mobilità, ovviamente in questi giorni abbiamo lavorato ovviamente appunto con modalità informatiche e tecnologiche, con l'assessore calabrese che vedo qui, con i nostri dirigenti, con i dirigenti delle nostre società partecipate, ATAC, Roma Servizi, su tutto ovviamente, per cercare anche su questo importante tema, ricordiamoci che il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale, chiaramente di capire quali possano essere le misure più adatte, più utili, fermo restando che chiaramente ci sono diversi punti di vista. Io, come sempre in questi giorni, mi sono confrontato con tanti autisti del trasporto pubblico, con tanti operatori del servizio taxi, che ovviamente non stanno passando un momento facile come tutti. E chiaramente poi gli atti, gli ordini del giorno che andremo a discutere ovviamente recepiscono le normative di rango superiore, dai decreti del Presidente del Consiglio alle ordinanze
del Presidente della Regione Lazio e abbiamo cercato di adottare tutti quanti una rimodulazione del servizio per garantirlo, ma chiaramente rispondendo ad una domanda che inevitabilmente, una domanda di trasporto che inevitabilmente è cambiata. Devo dire, ho anche apprezzato oggi, mi fa molto piacere questo clima collaborativo tra maggioranza e opposizione, siamo tutti impegnati con un alto senso delle istituzioni, con un alto senso di responsabilità e questo devo dire è fondamentale e va sottolineato perché rappresentiamo tutti la nostra città in un momento molto molto difficile e molto molto delicato, quindi anche questo è fondamentale, anche qui è bene che noi diamo l'esempio e che i nostri cittadini facciano altrettanto perché crisi di questo tipo chiaramente si superano solamente con un alto senso civico, con un alto senso di appartenenza a quello che è un senso di appartenenza ad una comunità che può essere dal piccolo del condominio al grande di una nazione, perché chiaramente tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, tutti siamo chiamati ad avere un'attenzione particolare perché ogni nostro gesto in questi giorni può avere degli effetti importanti sugli altri. Io ad esempio da sempre mi piace fare attività fisica, andare a correre, il decreto in teoria l'avrebbe consentito in questi giorni ma ho detto meglio evitare perché qualsiasi tipo di spostamento può essere a rischio o possiamo mettere a rischio gli altri. Quindi ancora una volta Presidente ringrazio anche lei che si è fatto promotore di questa seduta e devo dire è stato un consiglio e sarà ancora un consiglio molto importante per tutti e per la nostra città. Grazie ancora.